Buonasera a tutti, in questo video, come vi ho promesso, vi presenterò la centrifuga che è disponibile sul nostro sito e che potrà tornarvi utile per fare le vostre pastonate, ma anche per farvi degli estratti delle centrifughe da bere voi o da far bere ai vostri bambini con prodotti naturali. Noi abbiamo preparato, proprio per farvela vedere questa sera, carote, limone e una mela per fare un succo ace. E quindi vi farò vedere, come sempre faccio, o adesso finalmente ho il tempo, vi farò vedere questa centrifuga. Attenzione che non è un estrattore, perché l'estrattore estrae in modo lento, la centrifuga al contrario estrae in modo diverso, ossia proprio con la forza centrifuga, che è una forza rotatoria molto veloce. Estrae tramite questo attrezzo, questa specie di colino, vedete? E adesso vedrete tutto il funzionamento, il montaggio, e vi farò vedere proprio in diretta come si monta, come esce il succo, come si smonta e come si lava in modo molto semplice. Vedete, è una centrifuga, loro hanno scritto estrattore ma è sbagliato, perché è una centrifuga che si può trovare facilmente anche su vari siti. Sul nostro sito costa 50 euro, ovviamente è stata acquistata con regolare fattura ed è comunissima trovarla, ripeto, online, quindi poi ognuno decide dove acquistarla. Io l'ho presa per i miei clienti che so che fanno le pastonate e molte volte hanno bisogno di un attrezzo non troppo costoso, e 50 euro credo siano un prezzo più o meno accessibile per tutti. Ecco, partiamo quindi col montaggio, iniziando dal primo pezzo, vedete che è questo. Qua al centro c'è un motore rotatorio, questo crea poi la forza rotatoria. Andiamo a mettere il primo pezzo in modo molto semplice, mettiamo la fontanella, poi da qua uscirà il succo. Fate attenzione perché ci sono due guarnizioni che potrebbero saltare e quindi le potreste perdere, e quindi fate attenzione a questo pezzo. Mettiamo questa fontanella, mettiamo il cestello al centro del motore, ecco, vi accorgerete che entra perché è un incastro molto semplice e ve ne accorgerete. Andiamo a mettere poi dietro il raccoglitore di questa parte dove usciranno poi i rifiuti. Si posiziona anche questo in modo molto semplice sulla parte posteriore. Una volta posizionato questo, mettiamo il coperchio, facciamo incastrare bene le due parti, la parte davanti con questa qua, e tiriamo questa leva fino a farlo incastrare in questo, ecco, sentite lo scatto, ed è questo che blocca poi la centrifuga. Poi mettiamo, c'è anche da questo lato, quindi chiude su due lati, mettiamo il raccoglitore del succo, vedete, sotto la fontanella, prendiamo il pressino che entra tramite una scalatura solo in un senso, perché a differenza dell'estrattore questa parte è più larga e questo chiude in maniera ermetica, perché adesso che lo accenderò vi renderete conto, ecco, lo accendo della potenza, ecco, potete sentire il rumore, questo perché, ripeto, a differenza dell'estrattore questo lavora in maniera diversa e lavora con l'alta velocità, a differenza del settore che lavora con la bassa velocità. Adesso andiamo a mettere, vi faccio vedere le nostre verdure, la nostra carota, la mela e il limone, e vi faccio vedere proprio come estrarre il succo. Lo mettiamo alla velocità 2, a due velocità, più le retromarce. Quindi mettiamo la carota e andiamo, vedete? Ecco, vedete come immediatamente esce il succo puro e filtrato, perché quel colino è munito praticamente anche di, è talmente sottile che filtra poi il succo. Continuiamo poi mettendo, vedete, la mela. Mettiamo il limone. Thank you.
Ecco, e vedete che in pochi secondi praticamente adesso andiamo a mettere la retromarcia, perché c'è anche la retromarcia. Facciamo ancora un po' in avanti. Vedete, quando non esce più praticamente tutto, significa che l'estrattore ha finito. Ecco, adesso vi faccio vedere il stucco in un bicchiere. Ecco, è praticamente un succo molto denso e vedete che non ha eguali, ed è un succo veramente naturale al 100%. Questo naturalmente può essere utilizzato sia per essere bevuto sia per fare le pastonate, e quello potete fare delle granite, quello insomma che vi pare. Adesso in un altro pezzettino vi farò vedere come si smonta e i residui, che sono le bucce che sono finite da questo lato. Andiamo quindi a smontarlo. Abbiamo staccato naturalmente la spina, togliamo le varie parti. Ecco, sblocchiamo come abbiamo incastrato, adesso lo sblocchiamo, togliamo il coperchio. E che vedete, praticamente adesso ve lo faccio vedere molto bene, che tutte le bucce e i residui sono finiti da questa parte. Quindi vedete, qua c'è tutto lo scarto, anche i pezzi del limone potete vedere, quindi non va a finire assolutamente niente delle bucce nell'estratto. Si smonta molto facilmente, questa parte qua si tira con una certa forza facendo leva, in questo modo. Togliamo questo pezzo, togliamo la fontanella e poi naturalmente Maria Francesca laverà tutti questi pezzi per voi. E grazie a tutti per l'attenzione. Se volete acquistare questa centrifuga sul nostro sito, ci sono solo due pezzi. Grazie a tutti e grazie a mia moglie.